Salve ragazzi, oggi siamo qua da uno dei grandissimi, come lo chiamo io, vocal coach, maestro di canto, Marcello Merlini. Abbiamo portato Gabriele Manetti, andiamo, seguitemi. Allora Marcello, oggi dopo tante telefonate siamo riusciti a trovare l'incontro. Ce l'abbiamo fatta. Ti ho portato Gabriele, quel nuovo emergente che ce la vuol fare anche lui. Ora te lo chiamo. Gabriele? Buongiorno. Buongiorno Ezio. Ciao Marcello. Buongiorno maestro. Ciao Gabriele. Piacere. Buongiorno. Piacere. Allora Gabriele, dimmi, hai studiato tecnica vocale per qualche tempo? Sì, io ho studiato 7 anni e ho studiato voicecraft e quindi sono anche un po' adesso è un po' che non studio più, quindi voglio anch'io avere la mia riconferma della mia personalità e vorrei un attimino consigli anche da lei. Benissimo, allora ascoltiamo un po' la tua voce, facciamo qualche piccolo vocalizio. Okay, visto perfetto. Che tu hai fatto il voicecraft, sì. Dovremmo fare. Hai già fatto questo esercizio? Vai. Saliamo sempre di mezzo tono. Bravo, tienimelo un pochino più stretto. Ok. Vorrei un pochino più di timbro e meno il suono così senza timbro. Marcello, ma se un ragazzo viene da te e dice guarda, sto incidendo un disco, quanto tempo ho per prepararmi con la voce? È fattibile o... Voler fare una carriera, voler diventare un artista, vuol dire assumersi l'obbligo di studiare sempre. E quindi lo studio, l'approfondimento su se stessi non è mai finito. È chiaro che da qualche parte bisogna partire, quindi... a qualsiasi punto della vostra carriera vocale voi siate, iniziate a studiare. Allora Marcello, se ti arriva un ragazzo e ti dice ma guarda, io una settimana, 2 settimane perché voglio incidere un disco, preparami la voce, cosa gli dici? Ti rispondo dicendoti questo. Io ho 50 anni quest'anno, ho festeggiato quest'anno i miei 35 anni di studio. Chiedimi quando è l'ultima volta che ho studiato. Quando è l'ultima volta che hai studiato? Stamattina. Immaginavo. Questo è per rispondere a tutti. Voler fare una carriera, voler diventare un artista, vuol dire assumersi l'obbligo di studiare sempre. Iniziate a studiare. Anche se già state incidendo, anche se già avete fatto qualche piccola esperienza. Anche perché questo prima vi darà la possibilità di essere meglio su tanti parametri, sull'intonazione, nello stare sul tempo, nei brani, sull'esame, sull'analisi del testo che voi state cantando e quindi sulla vostra adesione a questo testo, e vi darà la possibilità di costruire la vostra interpretazione, la vostra espressione, il vostro modo di dire le cose. Allora, fammi capire bene, ho notato che ci sono delle piccole anomalie di respirazione. Okay. Fammi capire bene come respiri. Sei un po' indeciso, non hai esatto, ancora capito bene esatto. A quale livello devi respirare, se costo diaframmatico o se addominale. Ok. Giusto? Sì, esatto. Hai il dubbio? Questa è una mia problematica che mi porto avanti da qualche tempo. Lei cosa mi consiglia? Ma guarda, è semplicissimo. Noi per cantare, e questo lo sanno tutti, usiamo il diaframma. Esatto. Di conseguenza la respirazione corretta, la vera respirazione corretta del cantante è la respirazione costo-diaframmatica. La respirazione addominale è una respirazione buonissima per una serie di altre cose, per lo yoga, per lo sport di tanti tipi, per tutte le discipline orientali, ma non per il canto. La respirazione corretta per il canto è la costo-diaframmatica, quella che avviene alla base della gabbia toracica e che coinvolge l'apertura e la tensione del diaframma. E su questo problema bisognerebbe fare 8.000 tutorial, anche perché lo stesso web è pieno di spiegazioni confuse e controverse. Però
Basta che voi pensiate a una sola cosa. Il fiato viene, l'aria viene, viene incassata nei polmoni e la gabbia toracica si apre in questo modo, tirando e tendendo il diaframma, che diventa esattamente come un tappeto elastico. Se il diaframma non viene teso, non può essere elastico per far risalire l'aria. Quando io respiro addominalmente, gli muscoli addominali vengono in fuori, il diaframma si abbassa ma non si tende. E questo è uno dei grandi errori della respirazione. Noi siamo cantanti, siamo uno strumento a fiato. Quindi sbagliare la respirazione significa sbagliare tutto, esatto. Sbagliare la base. Perché poi il fiato non arriva mai correttamente qui, sotto la glottide. E quindi non dà mai la pressione corretta e quindi uno compensa con tutta una serie di altre cose. Quindi ti dicevo, le corde vocali sono dei pezzettini di carne piccoli come il bianco di quest'unghia. Queste piccole corde vocali, con il giusto apporto di fiato, possono darti questo. Senza nessun tipo di sforzo. Però per ottenere questa consapevolezza, perché è una consapevolezza che tu, che il cantante deve avere su come introitare l'aria, su come fare entrare l'aria e soprattutto su come espellerla, bisognerebbe fare delle lezioni di respirazione in cui si fanno degli esercizi appositi che insegnano a sensibilizzare e utilizzare i muscoli della gabbia toracica che aprono e tengono teso il diaframma durante l'espirazione. Maestro, volevo chiedere una cosa. Io vedo spesso dei talent show, cantanti che comunque a livello comunque tecnico sono bravi e altri che a livello di fase interpretativa sono altrettanto. Lei pensa che loro usano il diaframma oppure... Ma guarda, ti dirò, bisogna stare attenti alla chimera del talent show, in questo senso. Non crediate, ragazzi, che uno non sa nulla, va al talent show e diventa Michael Jackson. Il talent show in genere accoglie e raccoglie ragazzi che hanno già studiato parecchi anni, hanno studiato bene magari, e quindi hanno già una grande capacità tecnica, anche perché nessuno è la Madonna di Lourdes. Quindi in pochi mesi non si può trasformare un principiante in un professionista. Certo. Quindi questi ragazzi che vanno al talent show, nella maggior parte dei casi, sono già professionisti, sono già a un buonissimo livello tecnico e un po' l'illusione, la storia che il talent racconta è quello che il principiante diventa un divo, ma non è, nella realtà non è così, il principiante è un finto principiante. Quindi lei consiglia sempre di studiare nonostante si arrivi a un certo punto e si arrivi a un livello alto.